Ciao a tutti ragazzi, come va? Allora, questo è un video che voglio dedicare a tutti voi perché abbiamo raggiunto un bellissimo obiettivo che è quello dei 1000 iscritti, quindi grazie mille ragazzi. Ovvio, mentre che sto registrando questo video siamo a quota 1400. Ovviamente questo video doveva uscire prima, ma purtroppo per via di alcuni cambiamenti nella mia vita ho deciso di accantonare per un momento YouTube e di badare a di più ad altre priorità che non posso assolutissimamente trascurare. Giustamente questo video ragazzi io dovevo farlo sia per ringraziare ogni singola persona che si è iscritta al mio canale e quindi in un piccolo modo ha contribuito alla crescita, ma anche piccola, ma comunque una bella crescita per un canale dove i contenuti sono un po' di nicchia, e ammetto le mie colpe perché su molti video sono parecchio noioso. Io li riguardo i miei video e vedo che purtroppo a volte potevo metterci qualche minchiata tra una cosa e l'altra, e quindi ci sta che i miei video sono un po' noiosi e sono un po' di nicchia. Quindi aver raggiunto i 1000 iscritti con il tipo di contenuti che porto, nel modo in cui li porto, è comunque un obiettivo, Ma voglio ringraziare comunque tutti, specialmente quelle persone che hanno partecipato anche attivamente nei commenti sotto i miei video, perché tu pubblichi il video, ok? Può fare visualizzazioni come potrebbe anche non farne, però se la gente va lì e commenta, i commenti diciamo che vanno a svegliare l'algoritmo di YouTube, quindi più commenti ci sono più è probabile che il video abbia visualizzazioni. Ragazzi, 1000 iscritti è un bel obiettivo, ovviamente miriamo a diventare più grandi, no? Su YouTube per spaccare io ho capito che non importa il contenuto che porti, ma importa il modo in cui lo porti. La gente sta lì per YouTube per passarsi il tempo, quindi vuole essere intrattenuta con dei giochi, con delle battute, insomma deve essere piacevole il video, altrimenti non se lo guarda nessuno, a meno che non sei una bella donna che ha tanto da mostrare, e allora lì, anche se il contenuto non c'è, si sta lì a guardare il ben di Dio e si sta lì a sbavare. Vabbè, comunque, visto che siamo nel discorso, vi racconterò la storia della nascita di questo canale. Questo canale YouTube per me è un mezzo di un progetto molto più grande, un progetto che ad oggi lo vedo molto 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 lontano per via di diverse cose che sto affrontando, diciamo, nel corso dell'opera, anche problemini che vedrò più avanti in questo video. Ragazzi, se vi annoiate non vi tengo qui, chiudete e ciao, non me la prendo, amici come prima, va bene lo stesso. E vi dico questo perché ho visto molti altri YouTubers che parlavano dei propri problemi, di cui non interessa di nessuno, e potrebbero sembrare agli occhi di qualcuno noiosi e senza senso. E se c'è una cosa che mi sono ripromesso nei prossimi miei video è di essere meno noioso, a parte questo qua. Questo video sarà sicuramente noioso, quindi vediamo un po' così. Comunque sono dall'opinione che se uno ha una mole di iscritti alta o minima, come nel mio caso, e non pubblica video da un po' di tempo, credo che per una forma di rispetto verso i propri iscritti bisogna pubblicare un video dove si dice: oh, guarda che io non sto pubblicando questo video per questo, questo, questo e quest'altro. E quindi partiamo dall'inizio. Questo canale è CV Blog, si chiamava all'inizio, ma nessuno sapeva cos'era sto EC, e ci sta per Eugenio Ciullo. Vblog sta per videoblog, vabbè, questa cosa non ci sono arrivate molte persone, però significa questo. Questo canale esiste solamente grazie a mia moglie. Al tempo, nel lontano 2012, eravamo appena fidanzati, ma adesso siamo sposati, abbiamo anche un uccellino che gira per casa. Vabbè, comunque, lei, mia moglie, sempre dall'inizio mi ha sempre osservato mentre io smontavo, montavo, creavo cose, e anche perché vi devo confessare che la mia mania
è quella di creare roba dal nulla, modificare tutto quello che c'ho. Al tempo non c'avevo nemmeno un simulatore di guida, non avevo nemmeno un PC, non avevo nulla. Ho sempre avuto competenze riguardo all'informatica, elettronica, meccanica, perché io ho sempre studiato tantissimo, ho anche lavorato tantissimo. Esco da un industriale dove ho seguito il percorso di elettronica, poi nel tempo libero studiavo informatica e ho fatto degli studi anche come fonico, quindi ingegneria del suono, però sempre sono rimasti sempre nel mio hobby. E poi vabbè, con i mille negozi di informatica dove ho lavorato, lì ho avuto la possibilità di crescere a livello di competenze come tecnico informatico, no? E io ero il classico tecnico dove tu mi portavi il computerino, io te lo formattavo, eccetera eccetera, no? Ho cominciato così, questo a livello lavorativo. Diciamo a livello meccanico io ho cominciato da piccolino, a dire la verità, con i motori delle moto d'epoca. Mio padre al tempo, diciamo, mi ha passato fin da piccolo questa passione, e poi crescendo ho trovato un motore, cioè ho trovato amore sulle auto, e poi niente, mi sono appassionato alle rimappature centraline, poi ho fatto anche impianti audio, e i PC comunque sono stati sempre nel perimetro, perché per esempio pure un impianto audio, no? L'impianto audio è un progetto, va progettato. E quindi io mi mettevo là al PC e progettavo i box, facevo le simulazioni, le tarature, quello e quell'altro. Cose che facevo per hobby, non per lavoro. Non ho mai fatto lavori di questo genere a nessuno e non credo che li farò mai a nessuno. Ovvero, cioè, questa cosa ad oggi penso che non lo farò. In futuro non lo so, ma credo di no. E questo per quanto riguarda i miei hobby, le mie passioni, no? Lavorativamente parlando invece ho cambiato più di 30 lavori. Ho cominciato già da piccola a lavorare. Io in prima media, mattina andavo a scuola, pomeriggio andavo a lavorare in un negozio di un amico di famiglia, e lì è cominciato tutta l'informatica, cioè tutto quello che so sull'informatica ad oggi è partita da lì. Poi da lì sono passato a lavorare con un signore che aggiustavamo frigoriferi, aggiustavamo le celle frigorifere dei villaggi, climatizzatori, eccetera eccetera, perché all'inizio questo negozio di informatica a me non pagava, cioè mi pagava le competenze che io diciamo riuscivo a crearmi con questo tipo di lavoro, però diciamo a livello economico, a livello di soldi io non ho mai ricevuto niente. Allora questo amico qua dice: guarda, se tu rimani con me soldi non ne fai, vai con questo signore qua, almeno ti tabuschi 20 euro al giorno, 20-30 euro al giorno te li fai e cominci a lavorare. Fatto sta che con quel lavoro là poi non mi sono trovato bene, sono passato a fare l'antennista, poi dopo dell'antennista c'è stato un momento in cui ho lavorato da solo da casa, un po' a nero, sempre nel lato informatico, cioè facevo sempre tecnico informatico però da casa. E poi niente, poi ho finito la scuola, lì ho cominciato gli studi universitari, li ho lasciati ad un certo punto perché sono andato a lavorare in un negozio di informatica, ho fatto la cazzata più grossa della mia vita, perché questi qua non mi pagavano, cioè mi pagavano, mi facevano una busta paga alta, però poi mi davano pochi soldi, li faccio rimanere ignoti perché non vale la pena scatenare la guerra oggi, la dovevo scatenare tempo fa. E niente, poi ho continuato i miei studi, ho continuato gli studi sull'elettronica, mi sono specializzato più che altro sull'elettronica, e poi niente, poi ho cominciato a lavorare in altri negozi, ho lavorato come in una tappezzeria insieme a un altro ragazzo che fa lo youtuber oggi, e insomma ne ho fatto di cotte e di crude. Facciamo una cosa, ragazzi, se volete sapere tutta la mia carriera lavorativa da quando è iniziata ad oggi, scrivetemi nei commenti, così gli dedico un video, perché siccome ne ho fatte di cotte e di crude, ho cambiato più di 30 lavori, ho tante cose da dire, cioè veramente ho fatto veramente tante esperienze lavorative,
sono cambiate tante cose e quindi sarebbe cosa buona e giusta dedicargli un video proprio apposta. Comunque, vabbè, appena ci siamo fidanzati con mia moglie stavamo parlando di questo, prima che mi scordo, al tempo mi disse: perché non apri un canale di YouTube dove smonti e monti e ti riprendi e lo fai vedere a YouTube, magari può essere anche questo un lavoro, ti svaghi, eccetera eccetera. Quindi mi ha messo questa pulce nell'orecchio. E allora eccomi qui su YouTube, un po' in ritardo perché sicuramente se l'avessi ascoltata all'inizio, nel 2012, più o meno quando ci siamo messi insieme, a quest'ora magari il canale sarebbe stato un po' più grosso. E invece io pensavo: ma che faccio, ma chi mi calcola? E invece no ragazzi, contenuti ne avevo veramente tanti, anche oggi ne ho tanti contenuti da portare, però non riesco a portarveli. Ma vi dico comunque scritto era già iscritto e i primi video li ho fatti uscire nel 2017. Tutti i contenuti dal 2017 al 2020 li ho dovuti eliminare tutti, sono stato un po' costretto a farlo perché purtroppo in quel periodo non ero molto informato, nemmeno mi interessava, diciamo, allinearmi ad essere informato sul funzionamento di YouTube. Pensavo semplicemente di caricare i miei video, nemmeno editati, quindi buttate lì ore e ore, tipo 4, 5, 6 ore di live buttate così. E niente ragazzi, purtroppo ho fatto a botte con le varie segnalazioni di copyright, hanno tagliato l'audio su tutti i miei video e quindi si vedeva me che facevo il pupazzo avanti e dietro eccetera eccetera, facevo roba però non c'era l'audio, perché giustamente se usi della musica protetta da copyright YouTube ti blocca l'audio, cioè proprio il video diventa muto e non ha senso. In ogni caso erano video che non hanno avuto quell'interesse che speravo, quindi ho detto vabbè, cancelliamo e via. È stato un vero peccato perché alcuni erano veramente divertenti. Avevo costruito il mio primo DD che era fatto con un motore da 69 nm. L'avete visto nel mio canale, in un video mio precedente, era quel motore grigio spazzolato. Quella era una bomba ragazzi, ma veramente una bomba. E con quel motore là ho distrutto una scrivania, sono finito all'ospedale con ferite un po' gravi perché mi sono tagliato i polsi e che volete, negli esperimenti succedono queste cose, nessuno nasce imparato, eh. Che è successo? Sto volante ha cominciato a girare all'impazzata, io sono andato lì a bloccare con le mani e niente, il motore dalla parte di dietro ha cominciato a girare, il volante fermo, il motore dietro che girava si è fermato quando praticamente i cavi hanno fatto corto tra di loro perché si sono strappati. È andato un po' tutto a fuoco, insomma io sono andato all'ospedale, erano dei video un po' così, un po' pazzerelli, no? C'erano video divertenti e video un po' impressionanti con sto sangue che schizzava all'aria, insomma non proprio horror, però diciamo i miei video erano fatti così. Io mi mettevo lì con il telefono a pubblicare il live, quello che succedeva succedeva, non me ne fregava molto, Quindi vabbè, ci sono state esperienze impressionanti ma anche divertenti. Se ci penso oggi, vabbè, peccato che sono andate perse, magari se l'avessi fatta diversamente, magari non mettevo la musica, magari sarebbe andato tutto un po' diversamente, no? Mi ricordo che un'altra volta invece, un'altra esperienza strana che ho avuto, mi è scoppiato un condensatore da 18 farad, quelli che si usano per gli impianti audio, quelli grossi così, e una puzza, mamma mia, ma tutto questo è live, tutto questo è live. Allora, non mi è scoppiato in macchina, non era su un impianto audio, era un condensatore che io avevo messo sulla linea d'alimentazione da buffer, per questo direct drive, perché c'era necessitava di un alimentatore da 170 A e in più ci ho messo questo condensatore che diciamo faceva da filtro e
ci giocavo con sto DD, ci giocavo su PlayStation 4 con Gran Turismo Sport, e per farlo comunicare usavo Jinx. C'è il mio video sul canale comunque di sto Jinx, non so se lo riporterò perché voglio vedere se funziona su PlayStation 5, però era un accrocchio che funzionava e ci ho fatto belle gare. Niente, arriviamo dal 2020. Dal 2020 in poi ho cominciato a fare video un po' più educati, anche perché nei miei video precedenti c'erano bestemmie, parolacce, insomma, non erano molto istruttivi. Cioè, istruttivi, però vabbè, avete capito. E ho cominciato dal 2020 in poi a fare dei video un po' più istruttivi, tipo il come creare pedaliera, Arduino, eccetera eccetera. E l'ho impostato il mio canale come lo vedete oggi. Perché dal 2020? Perché precisamente a novembre, dicembre, ho dovuto affrontare dei problemi di salute che si sono verificati nella mia famiglia. E per stare vicino, diciamo, alla mia famiglia, mi sono trasferito in Calabria. Ho abitato un po' con i miei genitori fino a che non mi sono sposato, ho abitato 2 annetti, e la sera giustamente volevo sbagarmi, anche perché di giorno mi era praticamente impossibile. E allora ogni tanto prendevo il telefonino e partivano i primi video, tipo come si fa lo sketch, come si fa questo, come si fa quello, ed era, diciamo, più una distrazione. Ho avuto parecchi complimenti, parecchie critiche anche costruttive, ho avuto anche delle minacce, ragazzi. Sì. Su alcuni video che ho fatto ho ricevuto delle minacce, tipo come creare il descrittore, come cambiare il descrittore su Arduino. Sono stato minacciato di cancellare quel video perché a dir di questa persona qua, io avrei... non mi ricordo come l'ha detta sta cosa, dice che io vado a dire in giro i segreti del mestiere, che quindi se io pubblico questi video gli altri non possono più creare le button box, le pedaliere eccetera eccetera con Arduino, perché se no sanno tutti come si fa questa cosa, quindi io devo cancellare il video anche per rispetto agli altri. Ma manco per il cazzo, cioè, nel senso, ma no, il video rimane là, se ti sta bene, anche perché comunque su Arduino, su qualsiasi dispositivo, se voi cercate la modifica che volete fare su Google, anche che siete completamente ignoranti, che non avete mai visto sta roba qua, qualsiasi persona può metterci mano sopra. Quindi, che volete? Vabbè, oltre a queste cose qua che sono successe, con YouTube ho cominciato ad avere l'opportunità di conoscere alcune persone. Persone con le quali oggi sono veramente amico, tipo Antonio Masciandaro, il falegname, che è anche il chitarrista dei Nebula, e con lui ho condiviso la passione per i motori, per i simulatori di guida. Ho conosciuto anche Mirko De Santis, anche se virtualmente non ci siamo mai incontrati dal vivo. Oggi lui è un colosso sulla simulazione di guida, io lo paragono al Sim Racing Garage italiano, giusto per dirvi. Conosciuto Emanuele Succurro, che è stato una delle prime persone qui in Italia ad aver portato il Dark Drive costruito in casa, cioè fatto in casa. Dark Drive costruito in casa, cioè io credo che Emanuele sia stato proprio la prima persona che l'ha portato qui in Italia. E, oltre a lui ho conosciuto Vincenzo Nixos, una delle persone più squisita che io abbia mai conosciuto, cioè parlo più con lui che con mia moglie un altro poco, quindi veramente una persona squisita. Ho conosciuto anche Fabris di simdrivers.eu. insomma, ragazzi, YouTube è anche questo. YouTube per me è condividere tutto: conoscenza a livello informatico, conoscenza a livello meccanico, conoscenza a livello elettronico, e come vi ho appena detto anche conoscenza anche a livello umano. È proprio, non so come spiegarvelo, cioè YouTube è anche questo. E io, ragazzi, ho cercato di creare il mio videoblog, anche se purtroppo non sono riuscito nell'obiettivo del videoblog. Lo sapete perché questo, ragazzi? Perché il videoblog prevede che tu ogni giorno devi stare lì con la fotocamera, il telefonino, quello che è, ti devi riprendere su ogni cosa che fai. Vai a cacare?
ti devi mettere il telefono. Vai a pisciare, ti devi mettere il telefono. Vai, rompi una tastiera, ci devi mettere il telefono. E ti fai una chiamata, il telefono. E quello è il telefono. Devi riprenderti ogni singola cosa che fai. Per me è impossibile fare questa cosa. E me ne sono reso conto dopo. Questo perché? Perché giustamente io devo portare il pane a casa. C'ho una famiglia adesso, c'ho un bambino da crescere, c'ho una famiglia da campare, c'è poco da fare. E per fare questa cosa qua devo lavorare. Lavorare significa, per me, io lavoro dalle 9 alle 18, non faccio orari proibitivi, tranne quando succede qualche danno che bisogna rimanere di più e vabbè, quello, l'emergenza si gestisce, però tipicamente faccio 9-18. Sarei libero dalle 18 in poi, con la cosa che dalle 18 alle 20, se c'è qualche spesa, qualche cosa da fare, devi scappare, perché stanno lì tutti a chiudere. Molti negozi alle 18 già sono chiusi, quindi molte cose non le posso fare, le devo commissionare ad altri. E quindi la mia vita è un po' così, un po' frenetica, perché dopo le 18, sinceramente, c'è il bambino piccolino, io mi sto con il bambino, anche perché il bambino adesso è piccolino, adesso me lo posso godere, poi non me lo posso godere più. E quindi, cioè, non che non me lo posso godere più, non me lo posso godere come me lo godo adesso, perché adesso è piccolino, poi cresce, ecco, papà non ci vuole stare con gli amici, fuori a giocare a pallone, a fare quello che vuole fare, insomma. E quindi, facendo il lavoro che faccio, io non so se lo sapete, io sono un consulente informatico, lavoro per Accenture dal 2018, vabbè, poi se siete interessati alla mia carriera lavorativa, scrivetemi nei commenti, vi dedico un video solamente sulla mia carriera lavorativa. E comunque, facendo questo lavoro qua, mi trovo ad avere poco tempo da diciamo da dedicare a YouTube, e siccome mi stanno succedendo tantissime cose, perché 2024 stiamo affrontando altri problemi di salute in famiglia, e quindi mi viene un po' difficile dedicare del tempo a YouTube, però diciamo ci sta in programma di riprendere il canale, di cominciare a pubblicare di nuovo video, essere un po' più presente sul canale e portarvi altri contenuti più interessanti, meno noiosi, quello che volete. Allora ragazzi, nella ripresa del canale vi dico già da adesso che ci sono un sacco di contenuti che vi devo portare, perché in questi mesi di silenzio, oltre che sono cambiate tante cose nella mia vita, tra cui nel 2022 mi sono sposato, ad agosto del 2023 è nato mio figlio, altre cose che sono successe in famiglia, eccetera eccetera, vi devo dire che ho cominciato una collaborazione con una delle aziende italiane più grosse del sim racing. In questa collaborazione io sto progettando diversi dispositivi, tra cui pedaliere, dashboard, volanti, arriveranno altre cose, non vi voglio spoilerare più di tanto. Se avete visto il mio video precedente, si vede qualcosina della pedaliera, si vede qualcosina della dashboard, non ho fatto vedere ancora la mia postazione completa a nessuno, anche perché gli voglio dedicare un video apposta. Poi comunque l'ultimo video che ho fatto al 1000x1000 lo devo rifare, perché ci sono alcune cose che ho detto che potrebbero essere facilmente interpretabili in modo diverso, e non voglio, è un video senza senso quello che ho fatto prima, quindi mo arriverà la correzione di quel video. E quindi sappiate che sto collaborando con questa azienda, arriveranno parecchie cose, che vi devo dire ragazzi, questo video finisce qua. Iscrivetevi e commentate e ci vediamo al prossimo video, e nel prossimo video vi racconterò la mia esperienza con i simulatori di guida. Diciamo che il videoblog sì, però lo voglio incentrare più sui simulatori di guida. Non so se eliminerò la sigla videoblog e rimarrò solamente Eugenio Ciullo, perché mi rendo conto ragazzi che io il videoblog non riesco a farlo. E quindi vabbè, sarò semplicemente Eugenio Ciullo, e basta. Va bene? Ciao a tutti ragazzi.